carcinoma alla prostata, perché parlarne, quanto è fondamentale e quali sono le cure innovative? Il carcinoma prostatico è un tumore estremamente frequente, il tumore più frequente nell'uomo. Pensate che ogni anno in Italia ci sono circa 35.000 nuovi casi e pensate che in Italia almeno 460.000 uomini hanno avuto un tumore della prostata, lo stanno curando, lo stanno facendo i controlli per il tumore della prostata. Noi abbiamo organizzato questo convegno che cade a distanza di una settimana da quello sul tumore alla mammella che abbiamo fatto ad Agrigento. In realtà io ho visto molte analogie tra il cancro della prostata e il cancro della mammella. Il cancro della mammella è il tumore più frequente della donna e abbiamo visto come il cancro della prostata è viceversa il tumore più frequente dell'uomo. Ambedue i tumori, sia quello della mammella sia quello della prostata, sono tumori in cui l'ormone ha un ruolo, gioca un ruolo importante. L'ormone femminile per eccellenza, l'estrogeno nel tumore della mammella, il testosterone, l'ormone maschile nel tumore della prostata. Tutti e due i tumori hanno la possibilità di essere tumori ereditari. Esistono cancri della mammella ereditari che hanno la mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2 ed esistono tumori della prostata ereditari dove riscontriamo le stesse mutazioni BRCA1 e BRCA2. Ma ancora di più, negli ultimi anni sono stati fatti dalla ricerca notevoli passi avanti sia nell'ambito della diagnostica del tumore della mammella e anche nella diagnostica del tumore della prostata, nell'ambito del trattamento radiante e chirurgico del tumore della mammella e nell'ambito del trattamento radiante e chirurgico del tumore della prostata. E ancora, grossissimi passi avanti anche nell'ambito della terapia oncologica specifica sia per i tumori della mammella che per i tumori della prostata. Oggi abbiamo tanti nuovi farmaci in queste due patologie che ci consentono di modificare quella che è la storia naturale della malattia che in un non lontano passato spesso risultava infausta, invece oggi abbiamo guarigioni e comunque lunghe sopravvivenze. Pensate per esempio per il tumore della prostata che dalla diagnosi più del 90% di queste persone sono vive a 5 anni e molte di queste sono potenzialmente guarite. Il tumore della mammella e il tumore della prostata devono essere affrontati da specialisti di branche differenti, ma tutti accomunati da una particolare expertise nella gestione per l'appunto di queste patologie. Quindi il tumore della prostata deve essere affrontato insieme dall'oncologo, dall'urologo, dal radioterapista, dal patologo, dall'internista. E questo taglio abbiamo voluto dare a questo convegno e infatti in questo convegno, che è un convegno pluridisciplinare, troveremo tutte queste figure professionali. E in questo convegno abbiamo voluto anche parlare non solo di quanto più innovativo c'è nell'ambito della diagnostica e della terapia sia radiante che oncologica medica vera e propria di tumore della prostata, ma abbiamo anche voluto dibattere e dibatteremo con gli esperti del settore di quelle che sono le controversie del trattamento per stabilire insieme quello che è un algoritmo, quello che è un percorso di cura personalizzato per il singolo paziente che vada dalla diagnosi al trattamento loco-regionale, al trattamento oncologico sistemico, garantendo al paziente il miglior percorso possibile e una probabilità in più di guarigione. Nel mio ruolo di urologo, di primario di urologia, dovrò parlare di quello che è il trattamento chirurgico nel carcinoma prostatico localmente avanzato. Localmente avanzato cosa vuol dire? È un tumore della prostata che ha già superato i confini della ghiandola, cioè ha superato la capsula e quindi si è portato nei tessuti adiacenti, nel grasso intorno alla prostata ed è un tumore sicuramente ad alto rischio di dare poi localizzazione a distanza e quindi di impattare in maniera negativa sulla sopravvivenza del paziente, cioè un tumore che un paziente che ha la diagnosi ha un tumore localmente avanzato è un paziente che sicuramente è a rischio di vita. Nonostante noi sappiamo che il carcinoma prostatico, in realtà solo il 2-3% dei pazienti che hanno carcinoma prostatico muoiono
per il carcinoma. La maggior parte muoiono solo con il carcinoma, muoiono per altri motivi, con la loro malattia prostatica, però il localmente avanzato invece rappresenta una categoria di rischio elevato. E come lo dobbiamo trattare? I dati della letteratura ci dicono che il trattamento chirurgico sicuramente è l'arma vincente, è superiore sicuramente al trattamento radioterapico e a maggior ragione a quello che è solamente l'ormonoterapia. Ovviamente bisogna tener conto del paziente, perché se abbiamo un paziente di età avanzata, pieno di comorbilità, cioè di altre malattie, è ovvio che questo paziente si potrebbe meglio giovare magari di una terapia conservativa senza ricorrere alla chirurgia, che in effetti gli può lasciare delle sequele. Una di queste può essere l'incontinenza. Per cui diciamo che dobbiamo standardizzare il trattamento per tipologia di paziente, in maniera da garantire al nostro paziente quello che è la cura della malattia, ma contemporaneamente la qualità di vita. Oggi, come oggi, il tumore della prostata, essendo la patologia più importante, più frequente nell'uomo, è necessario che venga affrontato con tutte le sue caratteristiche, dal momento della diagnosi al momento della valutazione della stratificazione delle classi di rischio, per valutare dal punto di vista multidisciplinare quello che può essere l'approccio migliore, rispondere dalla vigile attesa all'intervento chirurgico, una valutazione con un trattamento radiante preceduto da una terapia ormonale. È importante far capire al paziente l'importanza della patologia, quelli che possono essere i rischi, metterlo al proprio agio per quanto riguarda la scelta terapeutica che può essere affrontata, che ripeto può essere quella di una valutazione dei rischi sia locali che sistemici di una patologia che comunque può essere trattata dal punto di vista multidisciplinare e che può permettere al paziente di scegliere con serenità l'approccio terapeutico migliore, che vada a valutare anche quelli che possono essere i rischi legati allo stesso trattamento, che bisogna considerare sì l'approccio alla neoplasia, ma anche quella che è la salvaguardia della qualità di vita del paziente, perché ricordiamo che gli stessi trattamenti possono determinare delle problematiche, possono alterare la qualità stessa di vita del paziente, che deve essere garantita.